Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Siamo al Gran Premio di Spagna. Guardate la griglia di partenza, le due Mercedes partono sempre davanti, ma lo sappiamo, come al solito le prime tre. Però noi abbiamo fatto il nostro sporco lavoro. Nono posto, partiamo in top 10. Purtroppo Tatiana invece parte ultima. Allora, adesso andiamo insomma a vedere quello che si riesce a combinare in questo Gran Premio. Catalunya mi piace tantissimo come circuito, non so a voi, ma a me piace veramente tanto. E naturalmente Schermo Nero per la carica per la carica alla griglia di partenza. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti, continuiamo così. Allora, beh, scegliamo esattamente questa, cioè però andare con 12 giri di gomme, ma io quasi quasi tento di cambiarle prima, poi vediamo che salta fuori. Diciassette giri è bella lunga. Facciamo sempre delle ottime partenze. Però meglio tenersi sull'ottavo posto, va. E magari attaccare dopo. Dietro non so che sia successo. Ho sentito dei colpi. Gomma con Ricciardo. Buona partenza, due posizioni guadagnate. Qui è una staccatona veramente di quelle toste, si rischia veramente il botto. Qui ho perso un attimo aderenza. Ho paura che quei sei lì se ne andranno tra poco e noi faremo la nostra gara da settimo posto. Senza considerare che comunque la Renault e la McLaren hanno potenza superiore a noi, quindi. Ah, ho rischiato grosso qui. C'è sempre Ricciardo che rompe le palle. Brutta storia, brutta storia. Siamo al quinto giro in attesa dei box. Ci hanno passato Ricciardo e Perez, diciamo che ne hanno di più e adesso mi sto difendendo da Carlos Sainz che tenta di buttarmi fuori in tutte le maniere.
Io sto difendendo la mia posizione con le unghie e con i denti. Lui veramente è da mezzo giro che inizia veramente a rompere le scatole. Andremo ai box, cambiamo le gomme. Siamo già al 45% d'usura. Ho l'impressione che questo Gran Premio sarà la stessa identica solfa dell'altro, manterremo la posizione. Vediamo se... Finiamo ultimi, lo immaginavo. Secondi ai box, comunque c'è tutto un gruppone lì. Ho deciso di mettere appunto la gara in formato highlights, cioè registrare le parti più interessanti, quelle secondo me, quindi l'inizio, la parte centrale, se c'è qualche duello interessante, e la fine, proprio perché altrimenti il video verrebbe sempre di 30-35 minuti, e so benissimo che è veramente lunga a guardarsi un video di 30-35 minuti. Comunque le gomme non mi aiutano adesso, perché naturalmente ho perso un mezzo secondo nei confronti di Latifi, a quanto pare. Devono andare in temperatura e devono sviluppare. Ecco che adesso vanno ai box. Forse ho evitato un po' di traffico, però vediamo se... Oh, a quanto pare Sainz è rimasto imbottigliato nel traffico. Ricciardo è lì davanti, vediamo Perez, sono curioso di vedere Perez se riusciamo a infinocchiarlo. Penso si fermerà il prossimo. Il distacco dalla vettura dietro di te è 2,7 secondi. Vorrei capire se c'è qualcuno che ha optato per la gomma hard. Adesso se vediamo dove finiamo. Oh, Perez è lì davanti, non è cambiato nulla, quindi siamo in miscela magra oltretutto, e adesso la cambiamo, adesso assolutamente la cambiamo. Brutto taglio qui, brutti errori che consentono a Gasly di recuperare, e anche a Norris.
Madonna, Lewis Hamilton 1,20. Allora, Gasly ci ha passati e oltretutto è con gomma hard e stiamo provando a riprenderlo perché Gasly ci ha veramente infinocchiato nell'altro rettilineo e non siamo più riusciti a riprenderlo. Oltretutto a gomma hard, è quello che mi sorprende, ha un passo migliore con gomma più dura. Complice anche due o tre miei errori, qui per esempio sono andato troppo lungo, ho staccato troppo. C'è anche Norris in arrivo. Oltretutto ho usato miscela grassa, quindi vediamo che salta fuori. Siamo qui a giocarci il decimo posto. In realtà andrà peggio della qualifica il piazzamento se va avanti così. Dobbiamo tentare di recuperare su Gasly, ma ha un passo migliore. In rettilineo ci frega, proprio spudoratamente arriva Norris di gran carriera ed è sorpasso. Siamo stati risucchiati nel gruppo. Il prossimo Gran Premio è Monaco, ragazzi, sarà veramente allucinante. Niente, non riusciamo a riprenderlo, siamo con gomma media e non riusciamo a riprenderlo. Sei all'ultimo giro. Siamo all'ultimo giro, c'è stato un ritiro che ci avevano fatto finire in undicesima posizione. Ma un ritiro davanti ci porta in decima, quindi a punti. Dobbiamo assolutamente difenderci. Oh, scusate, da chi era dietro, eccolo qua. Abbiamo fatto un errore e il risultato è questo, però io non mollo assolutamente. Assolutamente non mollo la mia posizione. Cascasse il mondo. Qui c'è un bel casotto dietro, un bel gruppetto, noi difendiamo la decima posizione con le unghie e con i denti. Abbiamo oltretutto le gomme che sono veramente andate, l'aderenza non c'è più. Io ti accompagno fuori in esterna. Dammi tutto quello che hai, bella, perché miscela grassa, ERS. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, decimo posto. È un bel piazzamento considerando che si stava mettendo male e venivo risucchiato. Questa volta i propulsori hanno veramente fatto la differenza. Mi chiedevo perché mi passavano. Beh, ragazzi, propulsori diversi e naturalmente. Splendida prova della Mercedes che oggi conquista un'altra vittoria storica. Toto Wolff festeggia. Toto Wolff festeggia. La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario Hamilton. Il podio è sempre una grande emozione. Davanti a Verstappen e Bottas. Vediamo come la classifica del campionato cambia.
Ma chi è che si è ritirato? Lance Stroll Albon, ecco qua. Peccato Tatiana, ultima. Posizione in classifica, siamo undicesimi, però possiamo puntare Lando Norris, dai, almeno al decimo posto. Costruttori a meno 10 dalla Racing Point, questa è brutta, questa è brutta. Però dai, ci proviamo, comunque il campionato è ancora lungo. Ragazzi, ci rivediamo al prossimo Gran Premio, sarà Monaco. Ciao ragazzi.